Cristina Chiabotto a un corteggiatore, lei, devo ancora superare la rottura con Fulco. Circolano indiscrezioni su una nuova fiamma per la conduttrice, che non conferma e parla ancora della rottura da Fabio Fulco. Ha detto parole forti su di me, ma lo capisco. La fine della relazione tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco ha fatto versare litri d'inchiostro, con successive dichiarazioni di entrambi in vari personaggi televisivi. Tra l'attore e la conduttrice non sembra esserci possibilità di un ritorno insieme, mentre l'ultimo scoop arriva da Alberto Dandolo su Oggi. Secondo il giornalista di Gossip, nella vita della Chiabotto ci sarebbe una nuova fiamma. L'indiscrezione, gira voce, questa l'indiscrezione, che la bella Cristina Chiabotto, archiviata la lunga relazione con lo storico fidanzato attore Fabio Fulco, stia cedendo all'insistente corteggiamento di un giovane uomo, benestante e influente. Per il momento non c'è nessun dettaglio sull'identità del presunto spasimante, né tantomeno una conferma ufficiale. Anzi, la Chiabotto, ospite a Mattino 5 poco dopo l'uscita della notizia, ha raccontato tutt'altro. Cristina Chiabotto non ha lasciato Fulco per un altro. La Chiabotto è intervenuta nel programma di Federica Panicucci nella puntata del 16 marzo, per presentare il suo nuovo programma I Menù di Giallo Zafferano, che condurrà da domenica 18 alle 10 su Canale 5. A proposito della sua vita privata, su cui pure è molto discreta, Cristina ha spiegato di non avere lasciato Fulco per interesse nei confronti di un altro uomo. Inoltre, ha confessato di non aver ancora superato del tutto il trauma dell'addio, che l'ha segnata profondamente nonostante sia stata lei a decidere di chiudere. La replica alle affermazioni forti di Fulco. Cristina Chiabotto ha inoltre replicato al recente sfogo dell'ex compagno contro di lei: «Io non ho mai raccontato i dettagli della fine della nostra storia, mi spiace che lui l'abbia fatto. Sono parole forti, ma io le giustifico, le capisco, sono parole di chi non ha metabolizzato fino in fondo, lui per me rimane intoccabile». Queste, per la cronaca, le parole di Fulco cui Cristina ha fatto riferimento, dichiarate in un'intervista a Oggi: «Non c'è davvero nulla o nessuno da ricordare. È una ferita profonda quella che ho, non si rimargina ancora. L'oggetto della mia sofferenza è esistito soprattutto nella mia immaginazione, era la proiezione di qualcuno che oggi so che non esiste, quella donna che avevo idealizzato, non è mai esistita. Lei mi ha fatto male, ma adesso voglio provare a realizzare il mio progetto di vita, invecchiare al fianco della stessa persona, in una storia d'amore lunga e bella come quella dei miei genitori e dei miei nonni».